Ma quello di migliorare, quello di intervenire, fare il nostro dovere, anche se qualcuno dice ma l'Italia ha meno dell'1% delle emissioni, non importa, noi dobbiamo essere, la sfida del nostro paese è essere migliori degli altri. Noi non abbiamo le materie prime, si dice, però siamo diventate la settima potenza al mondo con la nostra capacità, la nostra genialità, permettetemi di chiamarla così, e di conseguenza la genialità, la capacità di trasformazione vuol dire fare meglio degli altri. Pertanto noi dobbiamo andare avanti nella sfida della decarbonizzazione in modo razionale, certamente, coi piedi per terra, ma decise a farne un'opportunità per le nostre imprese, un'opportunità quindi di lavoro, di benessere. Ilva è un tema nazionale, se vogliamo addirittura europea, la più grande acciaieria d'Europa, ed è un tema nazionale che noi dobbiamo assolutamente risolvere per la parte di criticità, che è una criticità ambientale forte che ha fatto tanti danni nel passato, e quindi arrivare a tutta la parte elettrica, idrogeno, e su questo c'è il totale impegno del governo. Se si riferisce al miliardo del PNRR, ho proposto io di toglierlo dal PNR per un motivo molto semplice, perché nessuno è stato in grado di garantirmi che entro giugno del 2026 c'era un collaudo dell'opera, e allora ha avuto la garanzia da parte mia di mettere sui fondi di spettanza del mio ministero dei fondi di sviluppo e coesione, ho detto di spostare il miliardo di merito. Abbiamo messo qualcos'altro, c'è la dorsale adriatica nel Repower che ho messo dentro, c'è il Tyrrhenian Link che non riguarda la Puglia ma riguarda Sicilia, Sardegna e Campania. E di conseguenza e tutto questo, già solo Tyrrhenian Link e dorsale adriatica fanno più di 800 milioni, quindi non è una questione di più o meno, anche perché diciamocela tutta, della programmazione 14-20 l'Italia, non è riuscita a spendere neanche la metà. E allora non è un problema di fondo, è un problema di serietà nelle scelte politiche, di determinazione, di mantenimento dell'indirizzo e naturalmente poi di capacità del sistema di fare azioni.